Ciao ragazze, bentornate qua sul mio divano a fare sempre le nostre quattro chiacchiere sul divano. Allora, oggi l'argomento è la coppetta mestruale. Ho girato prima un video tutto dedicato allo zero waste e quindi segue questo che è dedicato alla coppetta mestruale. Che cos'è la coppetta mestruale? Lo sappiamo tutti? Per chi ancora non lo sapesse, che cos'è? La coppetta mestruale è un metodo alternativo all'utilizzo di assorbenti durante il ciclo. Cioè, vi arriva il ciclo, invece di andare a mettere gli assorbenti, mettete questa coppetta che va inserita all'interno della vagina e va a raccogliere completamente il contenuto ematico del mestruo e ogni tot viene svuotata e reinserita. Benissimo, allora, cioè, veramente, a professoressa parlò. Io ho comprato questa coppetta perché era da tanto che la volevo e ero però molto molto indecisa, non ero sicura, avevo molte perplessità. E quindi mi sono documentata, la stessa cosa dico di fare a voi, cioè guardate tanti video, guardate tante recensioni. Io ho comprato questa che è la Rainbow Cup, che è questa qua, Italian Mestro, questa è una coppetta che ho comprato su Amazon, ed è una coppetta di silicone, appunto. Questa è di una ditta italiana. L'ho pagata meno di quello che si vede, perché insomma più o meno ho visto che le coppette si aggirano più o meno sui 20 euro. Questa l'ho pagata meno, non so se è quasi la metà in meno, mi sembra, perché l'ho già comprata 2 mesi fa. Poi ho aspettato che mi venisse il ciclo, l'ho provata e adesso vi do le prime le mie prime recensioni, o meglio, perché ho preso la coppetta perché volevo anch'io ridurre la quantità di assorbenti che vengono buttati ogni mese da tutte le donne, per cui metti questo, lo svuoti e lo sterilizzi a fine ciclo. Quando mi è arrivato ho fatto subito la sterilizzazione immediata appena è arrivata, dopodiché l'ho utilizzata, adesso ho fatto la sterilizzazione a fine ciclo. Dunque, è fatta così, sotto ha un codino, vedete? La prima cosa che ho fatto è stato quello di accorciare il codino, perché aveva una specie di bottone qua alla fine che era veramente insopportabile e quindi l'ho tagliato. E poi in realtà mi dava fastidio anche il fatto che ci fosse questa cosa che toccasse sulle pareti vaginali, quindi ne ho tagliato un altro pezzettino e finalmente ho trovato la lunghezza ideale. Questa come si inserisce? Allora, la prima cosa che mi è venuta da dire quando l'ho preso, ho detto ma cioè, a me sta roba lì sotto non mi ci entra. Scusate, ma cos'è sta roba? A me lì sotto non mi ci entra perché lì è chiusa, è piccola, non ci sta. Ci sta, volevo dirvi che ci sta. Allora, si inserisce piegandola, ci sono vari modi, questo qua è quello a U, vedete che fa la U, oppure si può fare così a tulipano, comunque dovete metterla su, per cui piegarla e inserirla. Vi mettete in un posto comodo, in bagno, tranquille, la inserite, dovete cercare di inserirla bene, il più in dentro possibile, perché solo così non la sentirete. La dovete inserire bene bene in su, cioè spingendo bene in su e controllando che diciamo tutte le pareti qua aderiscano alle pareti vaginali, perché se rimane un po' piegata da una parte è ovvio che qua il sangue cola di fianco e vi va a bagnare le mutandine, per cui deve essere ben messo. Io la piego a U, l'ho inserita ben ben su e poi ho dato come un micro movimento rotatorio in modo da cercare di aprire completamente la circonferenza della coppetta. Qual è stata la mia sensazione? Appunto, tranne la sensazione iniziale di quando l'ho dovuta mettere perché ho detto Dio, non ci sta, invece no, ci sta, la metti e subito
la senti, cioè subito la senti che c'è una cosa lì. Tempo, pochi minuti, ti sei dimenticata di averla e sta lì al suo posto, non senti assolutamente quella sensazione, sapete, di sangue che scorre, tipo sei seduta e ti alzi, no, non lo senti più perché le pareti vaginali sono coperte da questa coppetta e quindi tutto il contenuto va all'interno e non avete questa sensazione. È molto capiente, per cui tiene abbastanza. Io ormai nella mia vecchiaia il flusso si è ridotto, poi prendendo anche la pillola ovviamente si è ridotto, ma i primi due giorni è abbastanza cospicuo e devo dire che ha tenuto benissimo. L'ho provata subito in casa, perché non è che vado in giro con la coppetta la prima volta che me la metto, e la stessa cosa lo dico di fare a voi. Magari provatela la sera, per cui andate a letto. Io i primi giorni l'ho messa in combo con l'assorbente lavabile, per cui mettevo l'assorbente lavabile in modo da avere un po' di sicurezza, che se anche fosse uscito qualcosa non succedeva niente. E le prime due o tre volte che l'ho messa qualche goccia è uscita, perché evidentemente non l'avevo posizionata bene. Poi quando si capisce come metterla, ok, tutto a posto. È meno fastidiosa del tampax o del tampone comunque interno, perché il tampone, non so voi, ma a me raschiava, cioè mi raschiava proprio quando lo inserivo, raschiava proprio le pareti vaginali, mi dava una sensazione orribile e di secchezza, di tiramento, di fastidio, di bruciore, mentre questa assolutamente no, perché è di silicone, non graffia, non gratta assolutamente nulla. Dura diciamo dalle 8 alle 12 ore in base al vostro tipo di ciclo. Io al lavoro non l'ho portata perché non so lì se ho la possibilità di andarmi a cambiare, a svuotarla, perché in quel macello non sai niente, e quindi l'ho utilizzata soprattutto per la casa, anche perché era il primo mese. Quindi queste diciamo che sono delle recensioni da una neofita, perché appunto è stata la prima volta che l'ho utilizzata. Secondo me per le ragazze è molto molto valida. Io ormai comincio ad avere, cioè a novembre faccio 48 anni, quindi insomma comincio a essere un po' vecchiotta. L'unico dubbio che mi è venuto, a cui non ho trovato risposta, magari se qualcuno di voi lo sa, ho detto: non è che l'utilizzo di questa coppetta possa aumentare il rischio di prolasso? Che è una roba che le ragazze manco sanno che cos'è, però le donne di una certa età devono poi metterla in conto. Perché ho detto, non è che il peso poi di questa coppetta può agevolare la comparsa del prolasso? Non lo so, perché nessuno ha saputo darmi questa risposta. E quindi, boh, vedremo. Io per adesso, diciamo che il mio voto in questo momento non è 10, e non è neanche 2, io mi troverei su un 7. Perché? Perché sono ancora all'inizio, perché la sto ancora testando, e adesso l'ho risterilizzata, la rimetto dentro il suo sacchetto richiudibile nell'armadietto del bagno, insieme agli assorbenti lavabili. Sono ancora un po' impacciata perché appunto è l'inizio, però può essere la svolta, nel senso che ad esempio una mattina mi sono svegliata, ero tutta trulla trulla bla 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 bla, e poi ci ho pensato dopo che io avevo il mestruo, perché assolutamente non avevo niente, perché poi lì non avevo più messo l'assorbente al terzo giorno e non mi ricordavo più, perché non c'è nessun dolore, non c'è nessuna pesantezza, non c'è nessuna cosa che dici: ah, quella roba là che non vedo l'ora di toglierla, che mi dà fastidio. No, dopo un po' non ti accorgi di averlo, e quindi ottimo da questo punto di vista, ottimo. Secondo me bisogna provarla, probabilmente non è adatta a tutte, molte non si troveranno. A chi non si trova io consiglio l'assorbente lavabile, così da non riempire il pianeta di assorbenti sporchi nostri, ecco. Però insomma bisogna provarla, perché può essere veramente una valida alternativa. E basta, questo è tutto. Vi saluto, vi ricordo sempre di essere una delle mie amiche di salotto e quindi di iscrivervi al mio canale, e se questo video vi è interessato o se avete qualcosa da dirmi, consigli da darmi, scriveteli sotto nei commenti.
Vi saluto e alla prossima. Ciao!